L'ultima dell'anno al Ceravolo per la capolista, già campione d'inverno. Appassionati di calcio, un saluto da Matteo Piritano, Eleven Sports Live dallo stadio Nicola Ceravolo per la sfida tra Catanzaro e Potenza, valevole per la 19ª giornata, l'ultima del giro. Alla fine gioca Armini in difesa, per il resto confermata la formazione che ha fatto bene nelle ultime due. Occhio al Catanzaro, Ghionno, due passi dentro l'area, Cazares! Catanzaro in vantaggio dopo 40 secondi, esplode il Ceravolo, cambia il match, il gol di Cazares, la mossa di Vivarini. Fischio di Saia, parte di Grazia che cerca il palo di Fulignati che non si è mosso, palla fuori, rinvio dal fondo per il Catanzaro. Viene incontro Iemmello che cambia gioco dalla parte opposta coinvolgendo Martinelli. Rilancio lungo sui piedi di Italia, non esce bene qui il Catanzaro, allora subito in verticale Sandri per Di Grazia che prova ad allargare il piatto con l'interno destro e ci riesce, il pareggio del Potenza preso quasi in lotta. Sandri non riesce poi Logoluso a mantenere il possesso, allora Iemmello esce dai blocchi, il tocco per Sunas che prova a mandare questa palla dentro per Biasci che riesce ad anticipare Gasparini, calcio di rigore. Dunque Biasci contro Gasparini al 17esimo minuto del primo tempo, il fischio dell'arbitro, parte Biasci col destro, portiere da una parte, palla dall'altra, Catanzaro di nuovo avanti, 2-1. Catanzaro che affoggia, ha terminato le gare in trasferta del girone d'andata totalizzando 21 punti. Attenzione a questo errore, ancora in fase di impostazione, non ne approfitta Di Grazia, ma in 21 del quarto ufficiale il signor Rispoli di Locri. Batte subito Martinelli a cercare il movimento di Biasci, tutto regolare, Biasci mette giù, Biasci evita Gasparini e poi perde contatto visivo con Brighenti, lascia la battuta a Fulignati. Lancio straordinario dalle parti di Van de Putte che mette giù benissimo il velo di Biasci, Sounas! Che azione, che giocata del Catanzaro! Fulignati esulta! Iemmello per Verna, va lui all'apertura a cercare, a trovare molto bene Cazares, poi palla per Sounas con l'esterno dentro per Iemmello che ha il problema di girarsi, affida il pallone a Ghionno, poi Biasci! Biasci ci mette la punta del piede, anticipa tutti, compreso Gasparini, e fa doppietta, 4. Prima per Sounas, la rimessa è per i bianchi, anticipato Sandri da Ghionno, lo scarico per Van de Putte, posizione centrale, Van de Putte, un destro magico, una parabola straordinaria, quinto gol del Catanzaro. Che gli porta via il pallone in maniera regolare, Curcio di prima apre per Bombagi che ha un'autostrada davanti a sé, si inserisce Cinelli, si inserisce Iemmello, Bombagi, palo, non è finita, arriva Curcio, il controllo dell'ex Foggia, Murato, Bombagi, insiste il sardo, lo scarico su Verna, il palo a negare. Occhio a questa palla di Armini, pericolosissima, Iemmello, scavalca Gasparini, tocco sotto e poi il gol di Iemmello, 6-1 per il Catanzaro, si è suicidato il Potenza. Mamma mia, da parte dei quasi 130 tifosi arrivati in Calabria ad accompagnare i propri beniamini. Sandri, piede rigido, non gira forse come avrebbe voluto Lotto, Fulignati non rischia. Prolunga la traiettoria in anno. E adesso inizia la festa al Ceravolo. Non fa neanche battere questo calcio di punizione. Saia di Palermo dice può bastare così. Vince, stravince il Catanzaro. È finita 6-1 per gli uomini di Vivarini.